Amici di Fanwick, ben trovati per questa nuova diretta di ore 15 in mia compagnia. Io sono Elena. Oggi parliamo di palestre, perché hanno riaperto i battenti, ovviamente, quindi gli italiani sono tornati ad allenarsi, ma come si fa ad allenarci in sicurezza, stando super tranquilli, rispettando appunto tutte le norme che sono richieste e soprattutto quindi cosa cambia all'interno delle palestre, gli spazi, le procedure di accesso? Insomma, noi vogliamo raccontarvi questa realtà e quindi entreremo in questo momento dentro una palestra, anzi dentro un box per essere esatti. E quindi a parlare di questo in mia compagnia c'è Nicolò Gradi dell'associazione CrossFit 1337 Firenze. Ciao Nicolò! Ciao, buongiorno! Grazie mille per aver accettato il nostro invito, insomma, ad essere quindi qui a raccontarci come si fa a ripartire in sicurezza. Perfetto. Allora, oggi noi mostreremo come abbiamo deciso di creare un protocollo di sicurezza tramite, tra l'altro, il nostro tecnico della sicurezza per l'accesso alla struttura. Chiaramente, rispetto a prima, abbiamo avuto una diminuzione dei posti a disposizione per i nostri clienti, certo, soci. E questo però chiaramente ci ha permesso di creare delle postazioni che potessero assicurare appunto una sicurezza massima. Quindi ogni postazione, come si può vedere, è delimitata da degli angoli, da delle linee che isolano, diciamo, i soci fra di loro in maniera da garantire 2 metri di distanza. Okay. All'interno di ogni postazione è presente un prodotto igienizzante, un tanto di carta, che deve essere utilizzata alla fine dell'allenamento. Okay. Ogni postazione, peraltro, poi in base al giorno, al tipo di allenamento che andremo a fare, avrà degli strumenti che dovranno essere appunto utilizzati per poi essere igienizzati, e le strutture al muro, che per l'appunto noi, essendo anche una struttura piccina, ci ha creato un pochino più di difficoltà, è stata appunto questa divisione per garantire sempre i 2 metri di distanza e nessuna tipologia di contatto. Certo, vabbè, avete sfruttato al massimo tutti quanti gli spazi, quindi, proprio Esatto, esatto. per restare in sicurezza. Nicolò, vorrei farti una domanda un po' sciocca, se vuoi, ma molto semplice. Ti va di spiegarci brevemente che cos'è il CrossFit? Perché se ne sente parlare, magari abbiamo assistito a lezioni nelle palestre, eccetera, eccetera, però secondo me c'è anche un po' di confusione, no? O comunque c'è poca chiarezza. Quindi di che cosa si tratta? Perché abbiamo visto degli Certo. spazi diversi da una classica palestra, insomma. Ecco, effettivamente diciamo che siamo un po' negli anni d'oro del CrossFit, soprattutto in Italia, nato in America diversi anni fa ormai, e poi è stato col tempo trasportato anche qui da noi. Una enorme differenza, diciamo, con l'allenamento classico, che un po' tutti conosciamo, che si effettua all'interno delle palestre, è che non utilizziamo macchinari. Quindi rientra puramente nel concetto di allenamento funzionale, cioè tutto quel comparto di movimenti che andranno a migliorare, oltre il concetto di salute, ma anche le qualità del nostro fisico nel movimento in pura libertà, che quindi non è racchiuso e ristretto all'utilizzo di un macchinario. Difatti Quindi noi, ad esempio, durante la settimana, base sempre il programma, diciamo al menù del giorno, andiamo a correre, se c'è la possibilità andiamo in bicicletta, andiamo a nuotare, effettuiamo anche sedute di pesistica olimpica, quindi pesi liberi da poter utilizzare. Ecco perché infatti prima dicevi in base all'allenamento, in base al programma previsto dal giorno, no? Uno fa delle cose, fa degli esercizi detti anche VUD, se non mi sbaglio. Esatto, il lavoro del giorno, workout of the day.
Quindi, chiaramente, perché una peculiarità, diciamo, del CrossFit è che giornalmente effettuiamo allenamenti differenti, quindi spezziamo la solita monotonia che si può trovare in un allenamento standard di palestra. Ecco. Un'altra cosa, secondo me, nemmeno da poco rispetto ai corsi di palestra o alla sala pesi di palestra, è che lavorando con piccoli gruppi, come nel nostro caso, i nostri soci vengono seguiti costantemente durante tutta l'ora d'allenamento. Quindi possiamo dire che è una via di mezzo fra un allenamento individuale singolo, dove uno continua il suo programma, e un allenamento seguito da un personal trainer. È un ibrido, diciamo, fra queste due forme. Ma quali altre procedure vanno rispettate quando uno arriva? Cioè, come funziona? Si può accedere tranquillamente? Ci si prenota? Allora, noi abbiamo sempre utilizzato un'applicazione per le prenotazioni. Quindi ogni socio, tramite questa applicazione, fa prenota la lezione all'orario che preferisce, quindi dando anche una sorta di libertà addizionale all'allenamento, al giorno dell'allenamento, all'orario più che altro. Il problema, appunto, che si è presentato con questa emergenza era di creare un access point sicuro che ci permettesse di innanzitutto monitorare le persone che entrano. E di scaglionarle nel tempo, rientrando nell'ora prestabilita di allenamento, che chiaramente prima ci si poteva permettere, appunto, l'utilizzo degli spogliatoi, delle docce. Oggi abbiamo dovuto mettere il divieto, con inoltre una riduzione dell'orario di allenamento. Eventualmente ti mostro l'accesso. Certo. Alla struttura che, ok, scusatemi, mascherina chiaramente, ora siamo, certo, innanzitutto... Allora, eccoci, ora ecco. Mi senti? Sì, ti sento, ti vedo. Perfetto. Nel momento in cui arriva il nostro socio, noi dobbiamo misurare tramite pistola la temperatura. Ok. Per garantire che, appunto, la temperatura non sia superiore a 37,5 gradi. Dopodiché, il socio dovrà accedere alla struttura igienizzandosi le mani e compilando un modulo il quale dichiara che non ha avuto contatto con persone in quarantena, non presenta sintomi che possono ricordare, appunto, di chiamare un'eventuale infezione da coronavirus, e poi dovrà inserire il nome e il cognome con tanto di firma nell'orario in cui si sta allenando. Perché, Nicolò, correggimi se sbaglio, un po' come per i ristoranti, anche voi dovete tenere un registro, leggevo, può essere del... Assolutamente, un registro giornaliero, chiaramente, per 15 giorni, esatto. Quindi sì, sono procedure necessarie, però che d'altronde hanno un po', diciamo, scombussolato il nostro vivere, perché comunque è una documentazione addizionale, è una premura in più che dobbiamo mantenere. Certo. Quindi, tornando un po' al nostro access point, sì. A questo punto, una volta effettuata la registrazione e compilata la documentazione, il socio potrà entrare all'interno della struttura e potrà cambiarsi all'interno degli spogliatoi. Ecco, perfetto. Per concludere, una volta che ha effettuato il cambio scarpe, il cambio vestiti, si è cambiato, potrà accedere alla propria postazione. Fino a questo momento, dovrà utilizzare e mantenere la mascherina indosso, protettiva. Certo. Addosso, esatto. Una volta raggiunta la postazione, potrà togliersela
ed inserirla all'interno di un sacchetto, in maniera da garantire maggiormente, chiaramente, una situazione più igienica possibile. Perfetto. Quindi l'allenamento può avvenire senza la mascherina, ovviamente. L'allenamento sì, assolutamente, anche perché come tipologia di allenamento, essendo visto ci permette di alzare maggiormente il battito rispetto ad altri allenamenti, diventerebbe un problema, perché certo, comunque ostruisce un po' la respirazione. Certo, sì. Una volta che, in questo caso Duccio, che siamo soci e istruttori, ha utilizzato, ha toccato qualsiasi elemento all'interno della postazione, sarà obbligato a pulirlo e a igienizzarlo. Quindi, appunto, ora, dimostrazione di un movimento che si utilizza nel CrossFit. Ripeto, ogni postazione ha alla sua bobina di carta. Penso sia corretto, no? Così come da parte vostra c'è tutto l'interesse per essere super operativi e dare sicurezza, dall'altra comunque anche noi dobbiamo fare la nostra parte, quindi mi sembra giusto, insomma, ecco, avere rispetto sia per quello che usiamo sia per chi verrà dopo ad allenarsi. Marta chiede come fate con le date di apertura? Resterete aperti per tutta l'intera stagione? Ecco, ottima domanda. Allora, le date di apertura attualmente non ne abbiamo discusso. Ok. Per ora rimarremo aperti. Ok. Purtroppo la nostra vacanza ce la siamo già fatta, ecco. Basta, mi avete convinto, comincerò a fare del CrossFit perché mi serve, questa quarantena si fa sentire, Niccolò. Io ti ringrazio, ringrazio anche il tuo modello Duccio e anche Jacopo che so che è lì presente, quindi grazie infinite per averci aperto le vostre porte e buon allenamento. Ti ringrazio, grazie per la chiacchierata, ti saluto. Ciao, grazie. Ciao, mi è andato bene. Come avete visto, se insomma poi siete curiosi di scoprire qualcosa di più sul CrossFit, noi abbiamo messo come sempre il link alla pagina Instagram di CrossFit 1337, così potete insomma scoprire. Loro hanno tenuto gli allenamenti durante tutta la quarantena, fornivano insomma ecco le indicazioni per i soci per continuare a mantenersi in forma. Questo è fondamentale. Quest'oggi è lunedì, è vero, avremmo dovuto chiudere con Ilaria Congiu e Vol Mag, ma un imprevisto non grave, tranquilli, ci impedisce di fare il collegamento con Ilaria. Io vi voglio salutare con una piccola pillola proprio tratta da Evolve Mag, il magazine che fa parte del circuito di Fun Week, che parla di evoluzione, startup, tecnologia, innovazione. Allora, rimanendo in tema proprio di allenamenti, c'è un'app che rivela quanta attività fisica hanno fatto gli italiani durante questo lockdown. Per chi ha scaricato Virtuoso, questo è il nome dell'applicazione che ha già tipo 150.000 download, ecco, Virtuoso ha analizzato il comportamento degli utenti e quindi ha fatto una bellissima fotografia. E se all'inizio, insomma, diciamo che stavamo intorno a una media di 7.400 passi appunto per gli utenti di Virtuoso, durante il lockdown c'è stato un picco che ha raggiunto il suo dato negativo con una media di 4.000 passi intorno al 22 marzo, quando proprio è stato detto non si può fare niente, quando l'ordinanza proibiva qualsiasi tipo di attività sportiva all'aperto. A quel punto le persone si sono fermate, ma con la ripresa della fase 2 l'attività, il movimento è ripreso, quindi insomma siamo già tornati con una media di 7.360 passi. Scaricate l'applicazione se siete curiosi di sapere come
vi state comportando, se insomma vi muovete oppure no. L'appuntamento di oggi termina qui, io vi ringrazio per essere stati insieme a me, vi do appuntamento a mercoledì 3 giugno, quindi non ci incontreremo domani, domani è giorno libero per tutti, diciamo così. L'appuntamento del 3 giugno è molto interessante, vi anticipo già che ci sarà con noi Giuseppe Milanese, virologo e presidente dell'OSO, ovvero Operatori Sanitari Associati. Quindi una puntata da non perdere, ci vediamo il 3 giugno alle 15, ovviamente con un nuovo appuntamento di ore 15. Io ringrazio ovviamente HF4 che produce il format, la mia meravigliosa redazione, Alessandra Zoia e Marta Volterra, e tutti quanti voi che ci tenete sempre compagnia. Tanti baci, ci vediamo il 3. Ciao!